Siamo online? Buongiorno ragazzi, bentornati, siamo al day 2, ok? E abbiamo fatto il cut top 64, quindi ci sono solo i primi 64 giocatori. E vi ho preso per l'occasione, turno 1, un match veramente veramente bello. Siamo al tavolo 3 se non sbaglio e abbiamo Di Clemente contro Pinca Mattias. Se non è tavolo 3, è tavolo 5, cioè insomma siamo comunque ai primi tavoli. E abbiamo già un sacco di gente. Good morning, Kwon. Ciao Armando, ciao, un bacione. Buongiorno Ettore, buongiorno. Back on Cutter, good morning. Insomma, vi ho preso un match che si prospetta essere veramente figo, che è Strega del Tempo contro Sherazad. Tra l'altro due giocatori molto bravi. Pinca effettivamente ha fatto un ottimo percorso in questo periodo, l'ho seguito un po' di Master Qualifier tra Mantova, è stata Cesena che ha fatto il risultato, mi sembra proprio abbia vinto a Cesena, insomma ha fatto un buon percorso. E Di Clemente, vabbè, Di Clemente lo conoscete, è già stato al Mondiale, ha già vinto un GP, insomma un giocatore sempre ad alti livelli. E niente, sto aspettando tra l'altro due ospiti speciali che faranno lo streaming in teoria di questa partita, o comunque da quando arriveranno, almeno di un turno, e sono membri della nostra redazione, sono Beatrice e Francesco. Solo che c'è stato un problema, abbiamo iniziato un po' tardi, perché il problema è stato che abbiamo dato a tutti appuntamento alle 9. Purtroppo alcuni non hanno capito 9:30 e quindi abbiamo tergiversato un po', però adesso insomma ci siamo, sono le 9:25, abbiamo cominciato, quindi va bene così. E quindi anche loro pensavano fosse le 9:30 e sono ancora a far colazione. Nel senso, sono arrivati, voi dovreste vederli, cioè nel senso ora che arrivano li conoscerete, già li leggete nella redazione, sono fantastici, ma sono due idoli, io li adoro da morire e sono una coppia fantastica. E là sono scesi e gli faccio: vabbè, ma se non avete fatto colazione andate a fare colazione, qual è il problema? Arrivate tra 5-10 minuti. E Francesco fa: ah va buono, allora ci andiamo a fare colazione. E Beatrice, e poi io allora vado da Beatrice e faccio: ah, ma guarda, se non avete fatto colazione andate. E Beatrice: no vabbè, ma che importa, dai, fa lo stesso. Poi guarda il suo fidanzato, fa: Francesco, ma tu vuoi andare a fare colazione? Francesco fa: veramente? Mi hanno fatto morire. Allora, questo è un match bello 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 bello. E c'era, non avendo seguito il metablocco, il punto forte di Strega. Allora, il punto forte di Strega è il bloccare l'avversario. Cioè, il punto forte di Strega è nel momento in cui io non ti faccio recuperare. Cioè, quel turno in cui non ti faccio completamente proprio recuperare né il sovrano, né le pietre, né niente. Il turno dopo ti faccio Mosasauro per bloccarti le pietre. Il turno dopo giro Strega e ti riblocco il turno. E poi intanto ti picchio e ti rigioco Mosasauro. Insomma, crea una lock veramente, veramente forte. E contando che giocandolo col verde, gioca le carte forti verdi, che sono, come si chiama, Laurite, ovviamente gioca non mi viene il nome, Magia di Ferur, insomma, oltre a il drago che comunque è fortissimo. Ora il drago non è riuscito a entrare perché di fatto è riuscito a neutralizzarglielo. Però il problema di Sherry è che se la gestisce, perché fa tutto in end, gioca le bombole in end. Locke non gioca 3-4 turni, esatto. La forza di Strega è proprio quella. Ora, c'è da dire che Dick è partito male, secondo me. E quindi non ha avuto una partenza fortissima. Quindi sta subendo un po' l'aggressività di Shera, che gli sta mettendo su con Viola. Se no, se riesce a tirare giù, tipo turno 2 o turno 3, gli tira subito giù il dragone, Sherry non esce più, perché non ha modo di rimuoverglielo e lo manda sulla luna. Invece, essendo partito un po' lento, diciamo che Sherry sta mettendo pressione, cosa che non dovrebbe succedere in teoria. Quindi ora Di Clemente sta cercando di rampare il più possibile.
sto cercando di rampare il più possibile per poter resettare la partita. Sono arrivati i nostri ospiti, li faccio accomodare. Venite, venite, usate la vostra roba. Vai, vai, sedetevi, sedetevi. Salve a tutti. Allora, cuffia 1, cuffia 2. Buongiorno. Intanto questo è il tuo premio per la Top 64. Ah, meraviglia. Grazie. Mettiti siamo la ricchi. Cuffia. Allora, e poi sotto c'hai il per mutare il microfono. Ok? Ok. Quindi così il microfono è acceso, okay. E ora parlate e vi sentono tutti. Ah, se volete che mutarlo bello. Per dire qualcosa che non volete che vi sentano, mm-hmm. Lo sì. Mutate così. Vedete, quando è rosso è muto. Se tu lo vuoi zittire, gli muti il microfono così Francesco non parla. Non puoi zittirmi. Okay. Ma no. Allora. Che sta succedendo? Aspetta, spostati un po', tutto... che io sono a metà. Ok. Lì vi vedete voi, qua okay. Vedete la partita, mm-hmm. Ok. Qua vedete i commenti che fa la gente, ok? Ah. Che meraviglia! Quindi se volete vedere, cioè se volete rispondere alle domande, guardateci ogni tanto perché sì, la gente sì, sì. A vi può fare domande, sì. B vi può dire guarda c'è un problema, sì. Per rispondere rispondete tranquillamente col microfono. Perfetto. A volte capiterà di dire tipo ah c'è una carta questa, okay. Voi potete andare dove c'è documento senza titolo qua, sì. Ok, e qua potete cercare la carta per ah, esempio ok, okay. Loro ora che è successo finito. Hanno finito sì ha vinto la prima pica. È partito troppo forte. Ad esempio, vogliono. Hanno chiesto perché la pietra di Ayu. Come si chiama la pietra di Ayu? La pietra della possessione. Possessione. Ok, cerca. Ti escono le carte. Pietra della possessione. Tu la selezioni e ti esce la pietra. Che meraviglia. Cambia la visibilità in visibile. Perfetto. Tac. Compare lì. Ah, che meraviglia. Quindi la vedono direttamente su Twitch. Perfetto. Sei in ritardo sempre di qualche secondo, eh? Sì, 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 lo so, so c'è il delay. Però qua mi vedo in diretta e qua invece vado... Lì ti vedi in diretta e qua invece leggermente okay. In delay. Okay. Ok. Però così la vedono. Ricordati ovviamente che... Ok. Perfetto. Ok, perfetto, potremmo... Non è partito il timer, ma sti cavoli... Ok, ma sì, ho attivato il microfono. Lo stesso. Ok, va bene. Timer, poi il microfono è attivo. Sì, sì, ma abbiamo dubbi, altre cose qua. Se volete, se non vi ricordate il nome della carta, sì. Tipo, ah, dobbiamo cercare quella carta, come si chiama? Non mi ricordo il nome. Qua di fianco sì. C'è il database. Ah, ci chiedono ottimo. Come ci è andato il GP. Com'è andato serie, il GP? Beh, io ho vinto la mia promo. Però ah, io ho fatto uno. Io ho fatto 2-2-2. Che cazzo fa? Io vado a fare un po' di arbitraggio ogni tanto. Va bene, va bene. Tutto vostro. Ehi! Che bello, siamo noi. Armando non vuole lavorare. Armando ci paga. Anda, vieni un po' qua. Via. Vabbè, siete fortunati solo perché allora, io ci ho giocato andato... con Di Clemente. Esatto, com'è andato questo GP? Allora è andato... Chi ci ha chiesto com'è andato questo GP? Allora, devo dire la verità, è un GP molto vario. Cioè, noi siamo venuti anche al GP di Roma dell'anno scorso ad agosto e Priscia era ovunque, in tutti i tavoli. Invece, devo dire, questo meta è molto vario, ci sono tanti mazzi, c'è tantissime Sherazard, Strega, Jill, Panda, non so se c'è un altro mazzo, Kirik pure tanti, forse un po' sono scesi, però sì, Kirik ce ne sono stati tanti, tanti Panda, tanti Panda, ragazzi. Pensi ne mamma mia, ne ho chiappati 4, ragazzi, è stato qualcosa di devastante. Allora, io per esempio ho trovato 2 Sherazard, io portavo Sherazard, 2 Sherazard, un Panda, un Kirik. Ragazzi, al finale ho pattato con Kirik, non so cazzo, come. Cazzo, c'era che parta con Kirik, cioè ci vuole l'applauso, vincitore morale. Sì, cioè Priscia era... Io quando andai a Roma sì, l'anno sì. Scorso, 4 Priscia, era una cosa... Cioè, non giocavi, cioè, sì, almeno questi mezzi sono Kirik, giocati. Se eri Kyubi riuscivi magari a gestirtela se vedevi assassina ai primi turni, ma se non vedevi assassina era tremendo. Aspetta, stanno chiedendo però. Franci ha portato... Io Jill. Jill ho portato quella lista di elementari. Che girava era molto figa perché riuscivi se partivi bene riuscivi a turno 3 a mettere. Stanno giocando Sherazard contro Striga, mamma mia,
Sapete cosa mi piace fare? Lo strega, so che non lo fanno. Strega è stata una bella sorpresa invece, sì. Ce ne sono tante ed sì. È stata veramente una bella sorpresa. Perché non ci aspettavamo come nessuno. Come però hanno fatto a testare, Dio santo solo lo sa. Come ci abbiamo provato fatto? Ma... era troppo poco tempo per... E da, a me sapete cosa piace fare con Mor, non è successo, però prima pietra se fanno la carta della strega, quella che vedi la carta, scegli se pescarlo o metterla sotto, rivela con Scheherazade la storia del cimitero, gliela fai, gliela togli dal cimitero e niente godarti. Allora, Ettore ci chiede che ne pensate di questo blocco e del fatto che anche su Many Starter possono dire la loro come Kirk e Panda. Allora, è un'ottima cosa. È molto bello questo meta proprio perché è vario, però è un po' come dire, ha il risvolto della medaglia, cioè nel senso è bello perché è tanto vario, però appunto perché è vario è difficile prevedere un po' come riuscire a gestire un torneo di questi livelli. Potresti magari, che ne so, counterare Kirik, Shae, Sherry e Jill, però magari perdi contro Panda e quindi stai un po' così. È un po' uno batte l'altro e l'altro batte quello che poi ribatteva quello di prima. Però sicuramente è un meta divertente, questo non c'è niente da dire. Sì. Mazzi, come state vedendo adesso, Di Clemente sta portando Strega del Tempo, che è un mazzo che effettivamente ha spiazzato tutti quanti. Sì. Un mazzo che non ci aspettavamo. Sta vincendo di effetto sorprendente. Guarda la pasto drago. Madonna, sto bello. Drago. È una. Se sei Scheherazade. Entra e non esce non più. Non lo sai togliere. Non lo sai, non lo puoi togliere. Perché, capito, giochi difficilmente spacchini dentro Scheherazade. Io ci avevo provato, ma anche gli spacchini migliori contro questo drago sono un problema. E contate che è un parante infinito. Perché tu attacchi, poi dopo lo togli, lo rimetti e. Ma non solo, non solo, poi comunque è intargettabile da qualunque cosa. Che ricordiamo chiesto, l'abilità a costo zero. Hanno chiesto il fatto della prossima espansione, i sovrani. Allora, secondo me è un'ottima cosa, sì. Perché questi sovrani morti che abbiamo avuto in questo blocco, è un peccato. Perché... No, l'idea secondo me è carina, cioè l'idea di avere dei sovrani che poi si evolvono. Io sinceramente sul fatto dei sigilli forse l'avrei fatto in maniera diversa, però l'idea di base era carina. Se è la stessa cosa con le rune, secondo me è sempre una cosa carina. Forse un po' paura del mercato, perché comunque il sovrano era una carta che usciva dalla busta, aveva un valore. Ora mi chiedo, avendoli già fuori dalle buste, che cappero succede con le rune? Quante ne servono? Quanto spendi per fare un mazzo se adesso ti servono queste rune? Cioè, la mia preoccupazione non è sull'idea, perché sicuramente il gioco va cambiato, ovviamente, non potete fare, cioè, non si può fare sempre la stessa cosa. Ovviamente il, come dire, il capoccio di Force, ok? Hanno voluto cercare di gestire i sovrani troppo forti, non con una banned, e quindi riuscendo a gestire queste rune si riesce semplicemente a gestire mazzi troppo forti, limitando le rune che possono utilizzare. Vedi solo che cosa hanno scritto là, che io non vedo benissimo. Fammi vedere. No, niente di... Niente fatto di la pietra di Aio. È carina pure io quando l'ho vista, l'ho pure corretto perché l'aveva usata male. Perché l'aveva usata per produrre verde, ho detto guarda produce solo blu. Ho fatto un giro tra i tavoli alti. Ho fatto un giro tra i tavoli alti. Sì. Dal tavolo 1 al tavolo 4 abbiamo questa scera. Sì. Il Gil di Zeppini. Sì. E le altre sono streghe. Mamma mia, strega ha fatto veramente a sorpresa, nessuno se l'aspettava. No, io infatti ho detto come hanno fatto a fare un testing in così poco tempo e fare una lista che funzionava senza averla potuta testare effettivamente tanto. Beh, io ad esempio sono della stessa città di Di Clemente e fai conto che al tavolo alto c'è il tavolo 1 Valenti, tavolo 2 tavolo 3 Di Clemente, tavolo 4 c'è Bertesi, no? Che sono tre amici della stessa città. Ah, e loro, ora che tra l'altro non c'è scuola, non c'era niente, praticamente loro testano dalla mattina alla sera, da che è uscita l'espansione, dalla mattina alla sera tutti i giorni a testare. Sì, perché ce l'hanno dovuta per forza testare, non avrebbe retto. È Edo Valenti, per esempio Bertesi vive in America e studia in America. È qua in vacanza.
e quindi ha detto: ah, sai, sei trovato. Vado a vincermi il GP, scusa, tra una cosa e l'altra. Fa l'università, quindi c'è un attimo di tempo libero e quindi dice: sai, hanno testato veramente dalla mattina alla sera tutti i giorni. Armando, hai visto quella carta là, quella che ti avevo detto io quando sono facendo lo streaming, quella lì della rampa pietra? Quella del rampa, sì, sì, sì. È fortissima. Sì. Cioè, e che altro fa un vantaggio che è incredibile. Loro hanno testato talmente tanto che loro sanno, allora, contro Shera la strategia è mettere Dago il prima possibile. Sì, esatto. Contro Gil la strategia è non fare nulla, intanto rampare. Sì. Cioè, ieri devi vedere la partita Gil contro Strega, è stata allucinante. Sì. No, ma poi secondo me è così, il problema di Sherazade è questo, è comunque un control, però tecnicamente dicono in chat che vogliono un GP New Frontier, il prossimo GP New Frontier. Qualcuno ha scritto Carpi nel cuore, dai raga, orgoglio, non sai chi sia? Noi siamo di Napoli. Noi siamo di Napoli, sì, è bello. Ma penso che sentiva l'accento quando eravamo di Torino, ecco. Beh, tu non sei di Napoli, tu sei sempre siciliano, quindi al massimo il mio di accento. Sono napoletano di adozione. Io l'ho adottato, non mi ricordo dove ho filmato, non ricordo, però è successo. Sei preso così. Il pacco, insomma. Sì, sì, il pacco di Forcella, non so, gli sì, amici di Napoli, quello. Ma c'è qualcuno dei nostri ragazzi che ci sta seguendo? Mi sento molto solo. Stanno ancora dormendo, cioè stanno proprio nel letto. Anche noi stavamo dormendo fino a 10 minuti. Sì, noi non so come siamo scesi qua. Io ho fatto colazione tipo 5 minuti fa, è iniziato Armando giusto perché noi stiamo facendo colazione. Ciao Armando. Ciao Armando. Allora, quindi vediamo che sta facendo. Possessione sul drago. Ah, è che gli ha messo le figge. Per dare... per potenziarlo? Infatti io vedo molto che possessione in questo mazzo la usano molto per fare power up al Resonator, non per dare volare come si usa per esempio Shrin, Shaela, eccetera, perché comunque diciamo, i pezzi già volano, sia gli allievi di Laurite sia questo drago, alla fine vola tutto. Sì. L'unica cosa non ho ben capito cos'è accaduto, perché c'è un effigie al cimitero? Perché lui la voleva la bloccare. Come? Non l'ho capito nemmeno io. Ci siamo persi la giocata sfiziosa. Vabbè. Sto cercando di guardare le carte al cimitero, però. Non riusciamo a capire. Ragazzi, spiegateci la giocata. Fatto a togliersi un'effigie dal campo. Dico, una lieve sbroccata, sì, assolutamente. Se tieni Laurite a terra è finita. Volare, barriera, precisione, tutto. Cioè. Arriva Mosasauro. Adesso inizia a loccare le pietre. Ma è carino che non locca le pietre di Sherazade. Sì, non locca le pietre di Sherazade, però comunque gli locca le due pietre spostate. E poi il Mosasauro ha anche un altro effetto. E però capito, il drago è comunque una 9. Ah, gli ha dato precisione. Ma il drago è comunque una 9. No, però potenziato. Ah, l'ha potenziato due volte. Quindi mamma sì. Mia. Stanno spendendo povero Dick. Oddio, è entrato un drago. Un altro drago. Ah, va bene, adesso. Sono entrati due draghi. Adesso è simpatica. Che poi Mosasauro fa anche board control perché rompe un pezzo spostato. No, l'altro puoi effetto. Scegliere. Sì, vabbè. Sì, è uno dei due effetti. Ma guarda, sono sicura che non avrebbe voluto rompere la bambola. Certo, sicuramente la bambola non è il target perfetto per questa cosa. Ah, due volte più attacco improvviso. Sì, 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 sì. Abbiamo. Allora, dicono, ma se allievi dell'Aurite entra e io spacco l'Aurite, allievi rimane potenziata? No. Per il semplice fatto che le cose vanno in rincorsa. Come lo vuoi spaccare, prima cosa, quando una domanda. Tu... No, vabbè, ma anche se lo riesci a spaccare. Visto che l'abilità rimane rincorsa, tu prima rompi l'Aurite, quando l'abilità si risolverà non ci sarà più l'Aurite. E quindi non otterrai, però ne potrai scegliere una. Ah, sta scegliendo... Ma questa cosa, Madonna, è l'addizione contare, del... devi contare bene le razze. Le razze spero sono si due. Trovano. Sono due. No, perché il drago. Il problema è che la strega vola. Quindi ha dato volare a ma tutti no, quanti. Ha dato volare e barriera a tutti quanti. Adesso è simpatica come cosa. Aspetta, vediamo un attimo il castello. Perché io non ricordo se dà barriera. Da tutte le abilità. No, no.
aspetta. Vabbè, tanto gliel'ha concessa, però se vuoi spesso. Va bene, vediamo. Sì, stava andando troppo forte, strega. Poi sono arrivata io, Vabbè, porti la mia povera Shirazard. Allora, non gli ha neanche loccato le pietre. Dovrebbe essere questo, se non sbaglio. No, non è di TS, no, sbagliato. È di della nuova espansione. Wow. Ma anzi, non si chiama casa, si chiama palazzo. Può se non essere. Sbaglio. Franci vi sta cercando il palazzo per sì, vedere sì, se sì, dava. Sì, scusate se sto guardando il nulla cosmico, però. Allora. Palazzo di luci, il regno della diversità, secondo me. Ma secondo me pure. Ok. Barriera, sì, dà anche barriera. Dà pure barriera. Ah, guarda devo che dire meraviglia. Questa è stata una carta scoperta al GP, sì, la giocano pure sì. In Hymule col pandino che rampa e praticamente ottiene, con la gemma blu, sì. È devastante perché Shirazard tanto quanto io per esempio avevo un sacco di spacca addizioni con quella leggenda, anzi sono contenta se mi se mettete un'addizione in campo, mi brillano gli occhi, non mi devo rompere le mie di addizioni, però molti mazzi non giocano spacca addizioni, quindi è una carta che dà fastidissimo. Sì, diciamo, infatti. Penso forse infatti, con la strega del tempo peggio di. Rimetti però i commenti, poverini. Ah, non giusto. Vedo. Sì, 1-1. Sì. Ah, il sovrano preferito, ci chiedono. Allora. Allora, io sinceramente abbiamo provato un po' di tutto all'inizio, c'è stato per esempio il misto fondamentalmente. A me il primissimo che mi piaceva più di tutti era Frerul. Non troppo, diciamo mi piaceva. Poi Shaela a un certo punto mi è iniziata a piacere, poi quando l'hanno fatto diventare aggro e basta, adesso Shirazard. Non so se ce n'è uno proprio preferito. Cioè alla fine noi sto siamo pensando. Abituati a giocare con tutti. Forse Ayu, forse Ayu. Cioè a me piace la strategia di Ayu. Il fatto che ti chiude in un turno è simpatica come cosa diversa dagli altri mazzi. Sì. Però certo, da qui a dire che il sovrano preferito. Se volete mi piace. Io sono sempre stata fan di Kaguya. Reia. Reia. Reia è bello. Io sono sempre stata fan di Kaguya. Purtroppo l'arte degli dei di Reia. Ah? Troppo l'arte degli dei direi è un po'. Hai presente, non so se avete visto il meme della banana più o meno. Il meme della banana. Per me è uguale al meme della banana. Ah, chiedevano. Scarlet. Vabbè, Jill è stata una scoperta. No, Scarlet Jill forse no. Forte. No, perché c'è un nostro amico che gioca questa sì, benedetta sì, Scarlet. Top lui. Spero che ci veda. Sì. Ciao Gio! Non penso che ci stia vedendo, ci vedrà dopo. Però sì, il nostro amico. Ci ha vinto con la ruler. Sì. Il nostro amico ha il potere del top deck. L'hanno portato tutti Gill. Poi se volete vi racconterò la migliore top deckata che mi è successa nella mia vita, solo a un GP, che alla ruler non so cosa sia il top deck. No, è stata una delle cose più tristi che mi sia mai, mai successa ai miei avversari. Inizia subito a rampare. Counterona. Questa qua bella è fastidioso questa. Perché ha rotto un'addizione. Ha spostato due pietre. Non ha fatto nulla. Questo gli rallenta parecchio la partita. Ha tolto moneta per farlo. Mattias ha iniziato veramente a bomba questa partita. E la mano si vede parecchio buona. Tiene un sacco di counter. E pure questo è fastidiosissimo, quella laga e con la volontà sì, della strega sì. Ti mette un pezzo sotto. Fastidioso perché c'è un sacco di pezzi a tre e di bambole. Come ci stanno guardando 82 persone. Veramente? Lo sì. Sapete ragazzi, io guardo sempre gli streaming. Sì, noi prima eravamo un numeretto di quelli, adesso siamo qui. A me piace guardare lo streaming, perché a me piace vedere, imparare vedendo gli altri che sanno giocare meglio di me. Anche se mi segue. Comunque ragazzi, ma perché non siete venuti al GP? Non so se tutti questi 83 non sono. Penso che qualcuno non sia venuto. Ragazzi, dovete venire al GP. Posso dire, ho parlato anche un po' con i capoccia, giustamente. Il periodo è comunque un periodo di esami, studio. Noi siamo venuti perché Franci non doveva più fare un esame, quindi.
Siamo l'università venuti. È difficile. Quindi obiettivamente non è semplice organizzarsi a giugno, si lavora lo stesso e tutto, perché ad agosto era più importante lasciare spazio al Master Final e comunque il nostro nazionale, quindi serviva lasciare un po' di spazio e uno in mano, uno sotto. Ci dico, dalle isole viene male, sì, hai ragione, però sai, noi pure ci siamo fatti questa, noi sì, siamo più vicini effettivamente, veniamo da Napoli, però devo dire che l'esperienza ne vale, perché cioè, le risate che ci siamo fatti in questi giorni raramente ce le siamo fatte, anche se abbiamo perso, abbiamo fatto schifo al torneo in sé, quella è la busta che abbiamo vinto. L'apri in diretta, vediamo, facciamo un unboxing in diretta. No, lo faccio in no dai, facciamolo pausa. In unboxing, ti prego. La partita, quando sarete in pausa vi faccio vedere che se c'è Godpack facciamo un urlo in live. Perché vi spiego, io ovviamente ieri ero arrivata in top 64, però praticamente dato che avevo fatto 2-2-2 era difficilissimo arrivare in top 16, quindi non aveva senso per me fare un'altra giornata intera per una bustina forse in più. Quindi ho preso la mia bustina e la mia promo, perché ieri sono stata brava e ho finito così. Poi probabilmente danno più sali in top, più danno bustine, e poi la top 16 si gioca. Perché il resto, diciamo, sono solo bustine in più, la top 16 sono. Vediamo un attimo la partita, che qua sta succedendo l'inverosimile. È sceso un drago, è sceso un bambolino pure. Bambolino bellissimo. Bambolino che ieri abbiamo scoperto un effetto di questo bambolino. Ieri abbiamo scoperto un effetto del bambolino che quando attacca, cioè devi entrare per forza in fase di combat e attaccarlo. Sì. Se puoi. Quindi ti forza completamente l'attacco. Perché si è fatto morire il bambolino? Perché? Ah, sì, perché l'ho attaccato per. Lo deve attaccare per forza. Centro. Ah, gli ha fatto l'aurite sull'abilità di. Ma il drago lo di può il fare. Drago? No, perché se gliela annulla. Poi ha già rimosso. E inizia la counter war. Eccolo qui. Che vince di Clemente. È un'attiva che non può riattivare in rincorsa. No, perché l'ha già bandito. Ha già pagato il costo, non lo può ripagare. Sì. Brutto. Brutta cosa, però è riuscito a gestirsela di Clemente molto molto bene, ha recuperato tantissimo dal gap che aveva inizialmente. E adesso scende il Mosasauro per Loccaghi, le tre pietre e l'aurone su Mosasauro, è un altro Laurite. Lui ne ha ancora un altro in mano, ma non ha volontà per metterlo. E vabbè, ma inizia a dare problemi la strega. Sì, strega a livello di counter. C'è anche la possibilità comunque. Il problema sai qual è? Che strega pesca tantissimo. E anche gli allievi della Laurite in mano. Prossimo turno gli entrano veramente troppi danni. Prossimo turno. Io veramente riesco a leggere da qua. Allora, 600 danni non li ha presi. Con l'attacco di Burattinae. Dicono che c'è stato un errore, non l'ho visto. Non ha preso i 600 danni. No, li doveva prendere di Clemente, invece li hanno segnati a Mattias. Ah, hanno fatto un errore. Non so se l'errore è loro o nostro. Perché ha fatto 600 danni col bambolotto, era di. No, perché hanno picchiato col bambolotto. No, non ha picchiato un bambolotto. Sì, per forza, se sono 600 danni non glieli puoi mai aver fatti. No, sì, certo, col coso doveva averli fatti. Sinceramente non lo so. Devo dire, perché sono abbastanza sicura anche io. Hanno sbagliato a segnare i danni. Non ha Mattias i danni, ce li ha di Clemente. Sì, hanno fatto un errore. Ok, abbiamo avvisato. Ma che Armando, ci pensiamo noi, siamo più professional. Vedi, perché mo gliel'hanno. No, mo. E gli mancano quelli di Clemente adesso. Vabbè. Speriamo, chiameranno un judge. Allora, praticamente. Sì.
Allora, grazie ragazzi, stanno risolvendo, hanno appunto risolvendo. Stanno cercando di ricostruire, sì, stanno cercando di ricostruire l'accaduto di questo turno. Controllato è tutto a posto, ma penso di sì. Vi lascio questa. Sì? Che è il potere, così se avete bisogno. Ah, che bello. Tipo, giugge? Abbiamo bisogno. Ok, perfetto. Quando comunque, questo tasto paraterale. Ok. Quando... intrattenendo. Sì. Allora, abbiamo risolto. In realtà stavano tenendo tutto. Non abituatevici troppo, che non è che mi dovete rubare il posto. Certo, no, io mo ma qua... come quasi ci divertiamo e restiamo qui. Comunque, allora lo stavano segnando correttamente sul loro, sì, foglio. Infatti non se ne erano accorti. Però non avevano fatto sul tablet, quindi... Era solo sul tablet sbagliato. Quindi non vi preoccupate, c'è sempre un judge lì vicino. Ok, grazie che ci avete avvisato. Grazie che ci avete avvisato. Comunque c'è sempre un judge lì che li guarda costantemente. Sì. E si locca ancora le tre pietre. È complessa. Ma la situazione è complicata. Vabbè. Qualcuno ci ha riconosciuto. Ma ragazzi, chi è? Non lo so chi è. E chi è? Non lo so. Ah, dentro una scena. Per forza. Sì, ha totalmente avuto bisogno di forzare il giudizio. Cioè gli ha forzato il giudizio perché o lo facevo o perdevo, quindi... Sì. Però... gli farà tornare in mano, cioè in cima un mosasauro e tirerà dal cimitero qualcosa. Storie le ha rivelate tutte. Diciamo che a questo punto non so se gli conviene più togliere tutti e due i mosasauri. Mosasaur is the new York, yes, assolutely. Beh, in realtà Mosasauro in realtà non ha mai funzionato come Hook, sta funzionando bene perché corre, sì, sveglio. Perché no, perché vi... stanno giocando con mazzi control, che hanno bisogno di spostare molte pietre. Una volta che le tanto devono per perché forza. Perché riesci a rampare bene con la striga, sì, questo intendo dire. Non lo potevi. Assolutamente. Si usava il Lumia perché Lumia rampava, non perché. Cioè si usava negli altri mazzi, ma non aveva la potenza che aveva con Lumia uncino. Vabbè, poi il fatto che adesso c'è il richiamo del mosasauro. Cioè, non giochereste mai in Shaela un mosasauro? No, vabbè, ma il fatto è che qua puoi usare la chiamata del mosasauro, esatto. Come si chiama? Immersione del dinosauro. Sì. La puoi sapete usare. La mia tech? Questa me l'ero inventata io. Con la cosa del mosasauro, del richiamo, di mettere quello là 1004-1004 rapido, perché fa 600 danni a board. Tanto, entrata per entrata di un dinosauro, a volte ti può servire fare più danno che loccare pietre. È un rompiboard. Forse sì, la Sard, sì. Forse no. Però Panda, che gioca tanti pandini, entra in campo il dinosauro, fa 600 danni a bordo, è pure rapido. Dà fastidio. Poteva essere una teccia simpatica. Ok. Ma che cosa è successo? Allora, niente, gli ha fatto... Gli è tornato... Forse me la sono persa, ma me lo immagino. Gli è tornato l'aurita in mano e l'ha rifatto. Sull'entrata della bambola. Sì. Non gli ha fatto entrare manco una bambola. Niente, sta proprio... Adesso fa giudizio. Sta pure a 9 pietre. Cioè, volendo potrebbe anche decidere di ricominciare la partita di Clemente. Qua c'è un'invasione di campo. Sono diventati un mostro a due teste, guarda. Che bello, che bello. No. Così posso meglio. Ecco, così, aspetta. Che meraviglia, mi posso dare un bacino. È bellissimo, sì. Mario. Ma vorresti anche te un'altra testa. Che sì. Dopo arrivo anche da te, mi metti i capelli lunghi. Adesso di Clemente ha proprio la partita completamente in mano. Può
fare quello che vuole, può ricominciare la partita e... No, adesso sarebbe inutile perché stanno 1-1, però se starebbe 1-0 potrebbe tranquillamente ricominciare la partita, potrebbe pestarlo, può fare quello che vuole. Però sai che non ha 10 pietre. Ne può farla. Che beh, certo, che... la può chiamare. Può perdere un turno, oppure prenderà quella magia lì che fa la pietra. Non capisco pietra perché pesca. No, vabbè, ma adesso non... comunque non... Se è stato sotto un treno, non sicuro non... Mario ogni tanto appare in maniera selvatica, però non lo puoi catturare come Pokémon. No, allora in realtà vorrei catturarlo, cioè ci spero sempre. Prima o poi mi porterò una scatola e lo metterò dentro. Ora hai lasciato il Palazzo di Luce, lo so che... Lo so che vabbè, è bello. Bello, però... Vabbè, cosa gli devo mettere, scusami? Non lo so, tesoro. Gli metto il mosasauro. Mia, tre mosasauri. Guarda, gli metto il mosasauro così si divertono. Mamma mia. Ragazzi, vi faccio vedere quanto è bello il mosasauro. C'è qualche strategia strana che non sto capendo. Chi per Shera? Eccolo qua. Bello. Lo mettiamo lì. Però come carta meme di questa giornata. Dove si rimettere i commenti. Sincero, cioè mo gli fa perdere pure un altro turno. E GG. Niente. Ha vinto Di Clemente. Ha vinto Di Clemente. Purtroppo era ingestibile la partita da parte di Sherry, non poteva fare nulla. Effettivamente questa lista della strega è veramente fastidiosa. È più control del control di Shrazad. Sì, sì, sì. Siamo giganti, che bello. Vai, vogliamo aprire la busta? Volete che apro la busta? Sì, apri la busta. Ragazzi, volete che apriamo la busta? Chiedo il permesso di Armando. E se esce poi una cosa brutta, che cos'è? Lo chiediamo alla chat. Chat, volete che apriamo una busta? È la mia busta di vittoria. Ma rispondete mia. Tutti. Sì, aprite la busta. E chiedi a Armando se posso aprire una busta in diretta. Chiedo ai più grandi di Armando. Possiamo aprire una busta in live? Perfetto. Ci hanno dato il via libera, apriremo una busta. Falla vedere però. Busta, non c'è trucco, non c'è inganno. Questa era la promo, questa era la busta. Il nostro premio della top 16. 64 è 64 è Amarone. 16 proprio droppato. Ce la segniamo. Ah ragazzi, giusto per non è un god pack. No, però c'è questa. Però per c'è questa la meme. Questo è proprio un meme. Memissimo. Poi questa. Vabbè, aspetta, sennò così non si vede. Fai vedere. Questa. E la faremo sudare la super rara. Questa. Che non ci sarà probabilmente. Il cavallo. Questa che nessuno ha montato dopo che ci avevano detto questa fortissima. Sì. C'è una full art inutile. Oh, è una guarda. Questa è la busta meme, questa qua. Busta è meme. La pietra della strega. Busta meme. Scusa, ma quindi se vengo a vedere una partita con un sovrano Uber mi esce tutto. Ah, sì. O qualcosa di più. Questa è la busta meme dopo una partita. Sì, la busta meme dopo la strega. Guarda quante carte della strega sono uscite, scusatemi. Oh, questa busta è veramente meme. Scusatemi. Sono uscite 4 carte della strega del tempo. 4 carte della strega del tempo. Cioè, veramente... Era destino. Venire a vedere un po' di match. Era destino quasi. Dio santo. Ah, ci sta, quella... busta non bruttissima. Beh, no, vabbè. Normale. Alla fine la pietra paradossalmente ci serviva. No, non ce l'abbiamo. Ci abbiamo i 4 per. Adesso ci monteremo anche una strega. Vabbè, la pietra penso valga. Il resto delle carte sono un po' più normali. Va bene, adesso aspettiamo il prossimo match. Ok, ci vediamo tra poco. Va bene, ci vediamo tra poco ragazzi.